Ragazzi, sono mocio. Posso piangere? Posso piangere? Che emozione! Ed oggi siamo alla Barbecue Lab, perché, raga, è successo, ma ve lo dico dopo. No, non c'è la sigla qua. Sono qui con Andri di BBQ Lab, ciao, perché ragazzi, devo ringraziarlo, perché oggi è la nascita di una collaborazione pazzesca, devastante. Prima volta in Italia, possiamo dirlo? Sì. Li vedete già qua. Angus and Doink per Meat Crew, per Mocio. È realtà. Insieme ai ragazzi di Angus and Doink, infatti, abbiamo fatto la prima linea di rub personalizzata, marchio Mocio Meat Crew. Pazzesco, tutto grazie ai ragazzi di BBQ Lab. Devo ringraziarli. L'onore di lavorare con te. C'ho un po' di pelo, però c'è una pelle d'oca qua che non avete idea. Andiamo a presentarvi tre rub della linea Meat Crew per Angus and Doink, che sono a dir poco devastanti. L'ho già detto, li trovate già online sul sito meatcrew.it, ma ovviamente anche su BBQ Lab, esatto, sia in negozio che sul loro sito online, esatto, prossimamente in tutta Italia. Ovviamente, ovunque. Meat Crew, lo sapete già, è il mio progetto di vendita non solo di carne, sì, trovate tagli barbecue, trovate i rub, trovate le salse, ma è un vero e proprio progetto che vuole portare l'America, i miei sapori dell'America, a casa vostra. Le Smash Burger Box, le Hot Dog Box, la linea Easy Barbecue, fate un giro su meatcrew.it e portatevi a casa di tutto, ovviamente, i nuovi rub. Partiamo da, ragazzi, scusate l'emozione, dal primo, essere lui. Il primo rub che vi presentiamo oggi è il Bacon Blast. È un rub, come vedete, che si presta a diversi utilizzi. La cosa bella, devo dire, dei rub che abbiamo creato è che ovviamente strizzano l'occhio al barbecue, ma non solo. In ambito cucina tanto. Perché anche in cucina, in ambito casalingo, ragazzi, ci tirate fuori delle chicche pazzesche. Ma partiamo dal barbecue, perché è giusto così. Ragazzi, il Bacon Blast è la quintessenza del mio rub per ribs. È dolce, cioè mocio rub bacon. Bacon per forza, ma non solo, perché è un rub dolce, salatino, leggermente piccante, affumicato. Ci abbiamo messo del cipotle, ve lo dico. Ovviamente ci sono i sapori come l'aglio, che sono classici, e ci sono anche degli ingredienti che strizzano l'occhio alla parte estetica. Abbiamo aggiunto della barbabietola, che a contatto con la carne, adesso lo vedrete, darà un colore rosso intenso, che poi in cottura con l'affumicatura, i chunks, la legna e quant'altro, tirerà fuori delle ribs proprio da... Oh. Abbiamo fatto sì che questo sia un baconizzatore, un bacon blast, una pioggia, una scarica di bacon per qualsiasi cosa, partendo dalle ribs ovviamente, ma anche su, ad esempio, il pollo. Volete dargli un tocco leggermente... maialoso. Speziato, maialoso, baconizzato? Fantastico. Direi di partire, perché ci siamo dilungati parecchio. Molto semplice. Taglio St. Louis, perfetto, classico dell'American barbecue. La prima cosa da fare, andiamo a tirar via velocemente la pleura, che è questa pellicina che c'è qua dietro. Come abbiamo imparato, è quella che quando andate alla festa popolare vi si incastra nei denti per 3 giorni. Il grasso in alcuni casi va bene, sulla costina, sul maiale in generale non tanto, cioè ecco. Questo è un grasso che non fa rientrare il rub, non fa entrare il fumo, è un grasso che non ci piace. Grande, devo dire, abilità tecnica. Abbiamo quindi dato un attimo una sforbiciatina alla nostra baffa, l'abbiamo resa bella uniforme, ed ora andiamo a rabbare, ma sapete che per rabbare ci avvaliamo, insomma, di un po' di salsina, quindi mettiamo un po' di senape. In questo caso solo meramente, diciamo, per fare attaccare. Si può usare olio, senape, serve solo per far aderire il rub. Consiglio che vi do, mettetene poca, perché troppa si mischia col rub, col grasso, e fa una fetta bruttissima che non vi fa formare quella crosticina meravigliosa. Bravo. Super crispy. Abbiamo salsato per bene la nostra ribs, ragazzi, e andiamo con... Scusate, devo fare una cosa. Sai che sono qua e sento già il bacon. Lo agitate un secondo. Un po' come uno Chanel numero 5. Perché c'è proprio sentore dolce, bacon e affumicato. È pazzesco. E poi si percepisce anche il pepe, ovviamente. Non spinge tantissimo di pepe, è un po' più... è molto equilibrato tra le varie sensazioni, diciamo. Vado, perché... Guarda anche la grana. Bello. Siamo riusciti a farla polverosa, ma non troppo. Esatto. Io sono anche uno che, devo dire, io gli do. Sulle ribs, ragazzi, piace veramente il bark, sentirlo
La carne di maiale poi sulla ribs, essendo magari anche molto grassa, è molto coprente come sapore. Quindi io preferisco sempre abbondare con il rub. Sulla salsa vediamo. Velino magari dopo, giusto ma per. Giusto un velo per. Ma preferisco sentire tanto il rub che sulla carne di maiale ci deve essere. Chissà come le cuoceremo. Dicevamo prima della barbabietola, quindi piccolo trick prima di andare in cottura. Diamo una strofinatina. Sì, in modo che tutte le spezie si scaldano, si mischiano bene alla carne. Vedi che sta già diventando più rossa. Vedi la barbabietola che viene fuori? Sì. Ma guarda qui cosa è venuto fuori. Ma che bello. Il non si butta via niente, classico. Olla! Della nonna. Tanto ragazzi, veramente ha tirato fuori un colore pazzesco e... E beh, altro giro. Bellissimo. Ma sai che la mangerai così? Sì, esatto. Anche... Il bidone, ragazzi. Il bidone. Arriva moce, sfoggiamo ignoranza, esatto. Direi. Quindi parliamo di hot and fast in questo caso. Quindi non low and slow, che è l'altro tipo di cottura solitamente, quindi temperatura bassa per tanto tempo. Qua, ragazzi, spingiamo un po' più hardcore, sì, no? Un po' più fumo, tutto il grasso cola sulle braci, fa più profumo, andiamo un po' ignoranti. Mettiamo dei chunks nel carbone, in questo caso usiamo un mix, un blend che sai che... Blend di mocio! Quindi pecan che dà un po' più di spinta sul fumo e il cherry anche per il colore, esatto. Ci sta. In questo caso quindi le nostre ribs saranno in griglia, il grasso colerà, ritornerà il fumo ad affumicarle e insaporerà... Vabbè, sto già male insomma, dai andiamo, mettiamolo! Quanto ci vuole per mangiare queste costine adesso? Perché io... Paio d'ore. È sui... 150, 170. Solitamente si ragiona sui 110. 110 sì, esatto, sì, per sì. L'Oeslo. Il barile qua ci darà una bella fumicatura, un bel calore. Un vortice di fumo e amore. Cosa facciamo nel frattempo? Potremmo mangiare del bacon blast così a così, vuoto? A secco. No, attendiamo, attendiamo. L'occhio vuole la sua parte, ma raga... Io che siamo bomba. Anche detti no salsa perché erano troppo belle. Sì, erano troppo belle. A me capita spesso che mi dicano no salsa perché non mi piace la salsa barbecue, il dolcino, esatto. Vado al taglio. Oh my gosh. Ragazzi, vabbè, io qua sono... Ne taglio un'altra così ce l'assaggiamo subito. Mamma mia che bel bark. Oh! Guarda che ti è scappato. Prendo quella brutta io. Io piglio quella bella. Caramella, dolce. Piccantino che ti arriva piacevolissimo. Mamma. Mm. Nella parte sotto dove è bello caramellizzato. Senti com'è? Dolcino. Mamma, è pazzesco, raga. Posso dire che è già diventato il mio rub preferito da Ritz. Ad ogni morso, questa è una roba fighissima, raga. Leggermente piccante, ma vi giuro, una linea sottilissima sul palato che morso dopo morso cresce leggermente, ma mai sovrasta tutto il resto. Pazzesco. Però... C'era un'altra baffa. Un'altra? La raccontiamo? Cioè, avevo ancora un po' di fame. E tu sai che per me fame, comfort food, mac and cheese. Perché c'è la ribs? Perché? Sai cosa facciamo? Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo mandata la facciamo over dell'over dell'over. Oh, sì, sì. Faremo un bel mac and cheese, ragazzi, con le ribs. In questo caso, poi, con questo bel pepino dolcino, regalerà emozioni, ovviamente. Ricorreremo al nostro bacon blast per aggiungere sapore. Ricordo che io sono un fan del Perfect Bite, quindi io pure. Ecco. Però questo fa sempre scena. Qua ci serve la ribs pullata. Nel frattempo io cosa faccio? Preparo la base del mac and cheese. Ci serve una bella pentolona in ghisa in questo caso. Metto un po' di formaggi che creeranno insomma il nostro substrato, quindi formaggio americano. Cosa c'è di meglio del formaggio americano per il mac and cheese? Questo ragazzi è la base, sia per il colore sia per il sapore. Un po' di panna, così, perché andremo a fare una mega fondue. Poi metto un po' di cream cheese che è delicato, una mezza diciamo così. Avremmo potuto anche affumicare il cream cheese, ma in questo caso affumicheremo tutto il formaggio, quindi... Ultimo, ma non ultimo, ci metto una bella dose di gorgonzola per dargli un po' di piccantino. Così, dentro, così, violento. E tanti saluti al pero. Ultima aggiuntina, fettaco, che è una salsa affumicata al cipotle di Angus & Doink per dargli un leggero kick ancora. E via. Pulled ribs pronto, lo mettiamo di già, perché così rilascerà il suo sapore nel formaggio. Quindi andrà a insaporire ancora di più la nostra crema. Magnifico. Andiamo nel barbecue, non prima di aver ripassato un pochino di bacon blast nel nostro
ecco, nel nostro sughetto, e andiamo ad affumicare tutta questa cosa. Quindi ricreeremo una crema che saprà di carne, che saprà di formaggio, che saprà di bacon. Ci butteremo la nostra pasta e godremo come dei ricci. Andiamo alle barbecue. Il nostro mapazzone, come direbbe qualcuno, è pronto. Lo mettiamo BBQ a pellet per una affumicatura leggera, piacevole. Ci vediamo tra un'oretta almeno, anche diciamo. Allora ragazzi, la nostra crema al formaggio affumicato è pazzesca. Cioè c'è un profumino che non vi dico. Mamma! Eccola qua. Buttiamo la pasta, abbondante perché la fame sai che... con te. È quella, eh? Bravo. Che abbiamo ovviamente precotto, raga, cioè, perché la voglio bella... formaggiosa. La voglio formaggiosa. Metto solo una spolverata, come se piovesse grana padano in Padania. E sarò ripetitivo, ma... Eccolo! Proprio così, guarda. Un'ultima baconizzata, giusto per, giusto per. Come direbbe qualcuno, che crema! Una volta che abbiamo dato questa rimestatina, rivà nel nostro affumicatore. Qui ci vorrà un altro 30-40 sì, minuti. Dobbiamo far sobbollire il formaggio. Giusto per farlo sobbollire, prendere tutti i sapori. Lo lasceremo in realtà anche un po' cremosetto così. C'è proprio ancora più comfort. Vado e ci vediamo per l'assaggio. Siamo all'atto finale di questo Bacon Blast che ci ha regalato un mac and cheese con ribs pullate, che secondo me definire devastante è quasi riduttivo. L'abbiamo lasciato anche bello cremosino, sì, ma va che... Oh, Dio, guarda. Passaggio nello smoker, perché il formaggio comunque proprio raggiunge un altro livello, ma la ribs. Cosa ha lasciato? No, una dolcezza. Ma cosa ha lasciato? Un piccantino, bacon. No, no, no. Comunque, avendola fatta così, rimane ancora tenacina, non proprio sciolta del tutto, quindi bella da masticare. Raga, oggi avete visto le ribs e il mac and cheese con le ribs pullate, fatte con il Bacon Blast, Meat Crew, Mocho per Angus and Doyle. Ringrazio ancora Andre, vi ricordo che trovate i rabi in vendita da adesso, da subito, sono già fuori su meatcrew.it e su BBQ Lab. Noi ci vediamo con delle prossime ricette. Finiamo. Ciao. Ciao.